A proposito di febbre da cavallo, nella mostra che c'è a Roma sui 100 anni di Stecco, nel piccolo reparto di febbre da cavallo hanno messo una frase proprio sul muro in grande, è un critico di Repubblica di cui non dico il nome, e a proposito di febbre da cavallo dice: questo film presenta il peggior difetto per una commedia, non fa ridere. Ecco, questo aveva detto il critico di Repubblica. Aveva detto questo. Aveva detto, lapidario. Quindi, temo pure sapere. Chi è? No, ma non soltanto fa ridere, ma è un film, cioè dire neorealista sarebbe sbagliato, è un film iperrealista, assicuro, da giocatore di cavalli per tanti anni, che è di una competenza assoluta, infatti... Io ero giocatore di cavalli però, eh? Io ero giocatore di cavalli. Lo so, io più di te, Temo, nel senso che l'ho frequentato tanto, ed è di una precisione, e non ebbe successo all'epoca, perché poi giocatori di cavallo sono clandestini spesso, no? Si vergognano, non è che andò malissimo, sai, non è che andò malissimo. No, però insomma, non malissimissimo, però rispetto a quello che ha fatto dopo, che film, voglio dire, se tu dici, però, vedi, sai, quel film... Soldatino, Mandrake, Manzotin, certo, sì, sanno tutti. È curioso, è come se papà ci avesse lasciato un altro testimone in mano. Noi facciamo, papà fa quel film, io ci partecipo, poi dopo, a distanza di tanti anni, con Carlo, facciamo la mandragata e riprendiamo un rapporto con Gigi Proietti a distanza di anni, Montesano. Con Montesano anche, sì, ma soprattutto con Proietti con quale facciamo tanti film, e in uno di questi film che si chiama Un'estate al mare c'è, cioè, come papà ha girato secondo me uno dei pezzi più formidabili partendo dal teatro, che è Totò a colori, lo sketch del dragone eletto, che è una cosa irresistibile. Carlo, in questo film abbiamo usato uno sketch di Gigi che fa l'attore smemorato, che viene catapultato in una, per sostituire qualcuno e non si ricorda niente, e quel pezzo secondo me è uno dei pezzi più buffi che abbiamo mai girato, per cui vedi, è stato papà che ci ha presentato Gigi che si è fidato di noi, sono cose che continuano, è curioso, è una lunga storia, veramente una lunga storia. E poi immagino che quel pezzo sia in qualche modo figlio del primo Febbre da Cavallo, dove lui deve dire sto slogan pubblicitario: whisky maschio senza rischio, non ci riesce, si impappina 3.000 volte. Però la quantità di attori, vedi adesso stando qua con le luci, mostrare il teatro, no, che, hanno lavorato con, teatro. Che hanno lavorato con papà e che e anche hanno lavorato con noi, perché noi abbiamo la stessa cosa sugli attori della nostra generazione come quello di papà, è stata una grande fortuna, veramente è stata una grande fortuna, e noi dobbiamo veramente ringraziare il pubblico italiano che ha voluto bene la nostra famiglia, senz'altro, e devo dire a Bari ci vogliono molto bene. Ma a Bari vogliono bene al cinema, vanno bene al cinema che fanno i giovani oggi, vogliono bene al cinema del passato, è veramente un festival molto ma molto speciale. Non a caso in questo momento Checco Zalone, che è pugliese, è il più grande comico che abbiamo in Italia ed è per me esilarante, io adoro Checco Zalone. Una volta gli dissi: guarda che secondo me tu sei il nuovo Totò, lui rimase proprio folgorato, però non mi sbagliavo, perché il successo che ha Checco Zalone proprio va... Io penso che un film l'ho visto, stavo girando a Merano, li vado a vedere a Merano, la gente non dica, non ci sarà nessuno, era pieno pure lì e ridevano come pazzi, quindi questo vuol dire che proprio è trasversale. Poi noi, la Puglia ci ha portato fortuna, perché all'inizio della nostra carriera noi abbiamo cominciato con un film di Pozzetto che andò abbastanza bene, poi dopo abbiamo fatto un film terribile che si chiamava addirittura, questo è divertente come episodio, era un film che si chiamava con Alan Sorrenti, Musicarello, e il film andò talmente male che il giorno di Pasqua io stavo a Capri con il produttore del film, Fidele Restrepe, sì, e telefonò quello del cinema di Cagliari, che disse: no, adesso senta il produttore, dobbiamo chiudere perché sono le 6, non è venuto nessuno, il giorno di Pasqua mi sembra che mando tutti a casa, ma è arrivata una persona, una catastrofe. Noi ci siamo reinventati qualcosa attraverso un gruppo molto carino di allora, che erano i Gatti di Vicolo Miracoli, abbiamo fatto due film, e lì in questo film Carlo scopre un misterioso personaggio che stava intorno, che era Diego Abbadantuomo, e attraverso Diego, con quale poi abbiamo fatto Eccezionale Veramente, che è stato un successo epocale,
il pugliese è entrato nella nostra vita. Noi abbiamo vissuto un lungo periodo questo finto pugliese di Diego, che è veramente fantastico, è stato. Quindi la Puglia ci ha portato tanta fortuna.